la parte del non alimentare in questo momento non ha grande interesse da parte del consumatore. Cioè vendono di meno? Sì, diciamo che i fatturati sono un po' in contrazione, ecco sì, se vogliamo dirlo semplicemente, vendono un po' meno. Buongiorno. Buongiorno. Un capo 10 euro, due capi 20, tre capi 30 e vediamo se qualcosa si muove. Quindi c'è un po' di politica di marketing verso il consumatore. Beh, direi bene. Speriamo. Non stimolare un po'. Da febbraio è stata una tragedia, però. L'azienda questa offerta l'ha lanciata prima online. Adesso, visto che comunque pare che la gente e le clienti siano ancora un po' impaurite, hanno provato a mandarla in negozio. Da oggi, vediamo cosa succede. In base alle ordinanze cambia anche il flusso di clienti, insomma voi navigate a vista. Certo, sicuramente, anche perché comunque la percentuale delle persone che portano gli occhiali è sempre di una certa età e quindi comunque una fascia delicata, una fascia che decide di non uscire. Allora, questo è tutto il ritiro che abbiamo e ovviamente nessuno viene a ritirare la merce in questo momento. Abbiamo tutte le consegne da fare e invece quelli fatti sono pochissimi, come vedi è vuoto il cassetto delle cose fatte. Fino a quando è sostenibile questa situazione? La situazione non è già più sostenibile. La crisi che è partita nel 2008 a confronto non è nulla. I negozi non lavorano più, non lavorano più perché la gente non entra più, non viene più, non si fida, non... c'è il deserto. I fatturati, ahimè, sono andati a rotoli, si parla di perdite tra il 40 e il 70% su base settimanale. C'è tanta paura tra i clienti e secondo me anche mancanza di informazione, perché nel momento in cui i clienti pensano che anche tramite il cibo si possa diffondere questa malattia, è un po' un disastro, ecco. Ma il fatto che non si sa se chiudete, non chiudete, i giorni in cui dovete stare aperti, quanto influisce? È abbastanza, cioè capita che ci sia gente che chiede se questo weekend siamo aperti o no. Allora chiedo a Lazzaro.